Lo abbiamo detto e lo abbiamo detto per primi e ci hanno detto vergognati che non hai rispetto, che non hai attenzione per il tema della solidarietà. E noi abbiamo detto no, noi abbiamo attenzione per il tema della solidarietà, se è un tema affrontato con serietà, se è un tema che riguarda effettivamente quelli che stanno scappando da condizioni incredibili di guerra, se è un tema che la politica internazionale sa affrontare seriamente, perché poi signori, da che cosa scappa questa gente? Scappano al fondamentalismo la gran parte, dalla Siria non scappano perché sono poveri. La Siria è una nazione ricca dove quelli che arrivano da noi mediamente sono laureati, sono persone che vorrebbero vivere in casa loro, che scappano dal fondamentalismo, un fondamentalismo che però la comunità internazionale non vuole andare a combattere per interessi suoi. E allora facciamo finta di occuparci perché siamo solidali di quelli che scappano dalla Siria e riescono ad arrivare da noi, se ci arrivano, perché di quelli che crepano in Siria, chi se ne frega? E loro che sono buoni si sentono buoni così. Invece io vi dico che se fossimo veramente buoni, noi andremo a combattere il fondamentalismo, che tra l'altro ci ha dichiarato guerra e che ci vuole vedere scomparire. Per cui c'è un altro modo per affrontare politicamente la questione esternamente, c'è un altro modo per affrontare internamente la questione in maniera seria. Significa priorità alle famiglie di persone che scappano dalla guerra, uomini soli in età da lavoro non vanno bene. Significa che non vogliamo vedere arrivare e chiedere asilo e poi aspettare mesi e mesi di vedere se hanno diritto all'asilo politico persone che vengono da nazioni che non c'entrano assolutamente niente con la guerra, ma anche quelle che arrivano da territorio di guerra bisogna vedere da dove arrivano, perché la Nigeria, che ha 85 milioni di abitanti, in Nigeria c'è Boko Haram, che è un'organizzazione fondamentalista che effettivamente produce parecchia distruzione e parecchia morte, che però riguarda una specifica regione, piccola tra l'altro, della Nigeria, mentre tutto il resto della Nigeria non ha questo problema. Non si è capito perché questi nigeriani che vivono il dramma di Boko Haram non possono essere spostati nella parte della Nigeria che non vive il dramma di Boko Haram.